Sì, sofferenza se vogliamo a metà, perché nel momento in cui siamo rimasti in 10 ci si aspettava una partita come di solito avviene per le squadre che giocano in inferiorità numerica, invece il Pescara ha dimostrato l'esatto contrario, continuando a giocarsela alla grande, avendo tante palle gol, per imprecisione, per scarsa lucidità, perché hanno corso per 11, quindi sicuramente ci sono stati degli errori sotto porta, però io penso che è una partita assolutamente meritata. E poi, come diceva qualche vostro collega, io penso che oggi venire a vedere una partita del Pescara all'Adriatico sia proprio uno spettacolo. Ho detto prima, facendo una battuta, i ragazzi, il mister, tutti quanti hanno dimostrato una maturità maggiore di quella della società, probabilmente. Io spero che tutto rientri, perché, ripeto, questa vittoria che ci porta al secondo posto, ci proietta al secondo posto della classifica, è una vittoria di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E siccome in tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, uno dei promotori è il nostro presidente, io spero che anche lui, guardando questa partita, probabilmente ritorni sui suoi passi e pensi che al primo posto c'è il Pescara, dopo viene tutto il resto. Ma noi lo siamo una grande società, io sono convinto che lo siamo e lo resteremo, quindi non succede assolutamente nulla. Io in settimana mi sono preoccupato appunto di far sentire sia ai ragazzi che al mister la nostra vicinanza e soprattutto di farli stare tranquilli, perché questa è una società, io l'ho detto tante volte, dove ci può stare chiunque, può uscire chiunque, e la società non ne risentirà dal punto di vista economico. Quindi quello che è importante è che questa società lavori per diventare sempre più forte, perché se poi si vuole avere l'ambizione di avere un tecnico così bravo e una squadra di primo livello, anche la società lo deve essere. Ma io penso che non si tratta di anticipare mosse, perché noi non dobbiamo assolutamente, non stiamo giocando una partita di scacchi. Io penso che qui bisogna lavorare tutti insieme per arrivare a fare una grande società, prima di tutto. Il Poggio degli Ulivi, il centro sportivo in generale, è un progetto che sta nel, è un obiettivo che è nel nostro progetto. In questo momento non è possibile portarlo avanti, per cui nel momento in cui noi saremo pronti per fare l'una e l'altra cosa, sicuramente non ci tireremo indietro. Oggi non è possibile. Davvero in chiusura, l'hai letto il comunicato dei tifosi in settimana? Sì, ma il comunicato non deve riguardare, al di là che l'hanno scritta e hanno scritta al Presidente, deve riguardare, dobbiamo pensarci anche noi, perché deve riguardare tutta la società, perché quel comunicato, se lo leggete bene, apre dicendo che siamo un gruppo di pagliacci, tra virgolette. E io di questo mi preoccupo, cioè di non far sembrare questa società all'esterno una società così ballerina. E io penso che ci debba far riflettere a tutti, non solo al Presidente. Poi è chiaro che siccome chi magari ha espresso la volontà di farsi da parte il Presidente, probabilmente è stato un po' più duro nei suoi confronti, ma io me la prendo anche per me stesso, cioè, quindi faccio mea culpa e penso di cercare di fare qualcosa di positivo. Quindi non sono assolutamente arrabbiato, mi dispiace, ma oggi hanno dimostrato, anche i tifosi hanno dimostrato una grande maturità, perché tutti quanti erano lì preoccupati delle contestazioni, invece hanno pensato solo ed esclusivamente ad incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto. Questa è la cosa che dobbiamo guardare.